Testimonianze di fede. Programma curato e condotto da Rita Sberna. Buonasera a tutti, carissimi amici e radioascoltatori di Testimonianze di Fede. Questa sera, in esclusiva per voi, amici di Testimonianze di Fede, avremo una grande testimone di un grande miracolo dell'immenso amore di Dio. Tutti voi la conoscete, avete sentito parlare della sua storia incredibile, ha girato tutto il mondo per raccontare e condividere con tutti l'incredibile che con la fede diventa credibile. Sto parlando della signora Gloria Polo. Buonasera, lei è accompagnata dalla sua interprete. Dios les bendiga a todos, les amo en el amor de Dios. Muchas gracias por invitarme. Dio vi benedica, io vi amo nell'amore di Dio. Vi ringrazio molto per avermi invitata. Grazie a lei. Lei è dentista a Bogotà in Colombia e nel maggio del 1995, mentre si trovava in università con suo nipote per una lezione, successe qualcosa di strano. Ci racconti? Sì, il 5 maggio del 1995 all'Università Nazionale in Bogotà hacíamos una especialización con mi sobrino y nos encontrábamos en la Universidad Nacional con mi esposo. Allora, il 5 di maggio del 1995 ci trovavamo nell'Università Nazionale di Bogotà e facevamo una specializzazione in odontoiatria. C'eravamo io, mio marito e mio nipote. Estaba lloviendo muchísimo y cuando íbamos hacia la facultad nos cayó un rayo. Stava piovendo moltissimo e mentre ci avvicinavamo alla facoltà ci colpì un fulmine. Quedamos sin vida, mi sobrino y yo. Rimanemmo senza vita, mio nipote ed io. Quedó todo mi cuerpo carbonizado y mis órganos internos también se quemaron. Il mio corpo rimase carbonizzato e anche i miei organi interni si bruciarono. Pero yo tuve una experiencia indescriptible del encuentro con el amor de Dios. Pero yo ebbi un'esperienza indescrivibile di incontro con l'amore di Dio. Cuando estoy sin vida, me he visto en medio de un amor vivo, de una luz inmensa, indescriptible. Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio. Quando mi vedo senza vita, io mi trovavo in una luce indescrivibile, ero libera dal tempo, libera dallo spazio in questa luce bellissima. C'è un amore, un gozo, una felicità che le parole non possono descriverla. Venia a tutta l'umanità nel mismo istante. Un amore, una gioia, una felicità che non posso descrivere. Io vedevo nello stesso medesimo istante tutta l'umanità. E a las personas en su interior. Y a mí me aterrorizó ver cómo el pecado son horribles demonios, horribles criaturas que habitan dentro de los hombres. Vedevo dentro alle persone e vedevo come i peccati sono creature orribili che sono aterrorizzanti. Horrible. Ellas encarcelan a las personas dentro de sí mismas y el demonio para poder seguir habitando dentro de ellas las saca de la confesión sacramental. Loro encarcelano le persone e i demoni le tengono satanica con le persone. E lasciare che loro non vadano a confessarsi. O abbracé a todas las personas. Io abbracciai tutte le persone. Yo quería que la gente sintiera ese amor y esa paz. Io volevo che la gente potesse sentire questo amore e questa pace. Pero nadie me sentía. Però nessuno mi ascoltava.
Solo mia hija fue la única que sintió ese abrazo. Solo mia figlia, lei fu l'unica che poté sentire questo mio abbraccio. Quando io mi acerco a esa luz, me doy cuenta che la santa hostia, il corazón de Cristo, esta luz. Quando mi avvicino a questa luce, io mi rendo conto che questa luce è l'Eucaristia, il cuore di Cristo. Había una sabiduría por encima de mi inteligencia. C'era una sapienza al di sopra della mia intelligenza. Io, quando mi acerco a este corazón, me doy cuenta che sta herido e miro por dentro e veo un hermosissimo jardín. Quando io mi avvicino a questo cuore, vedo che è ferito. Guardo dentro e vedo che c'è un bellissimo giardino. Estaba lleno de amor vivo, una fuente, un lago de amor vivo. De ese lago salían torrentes de amor para toda la creación. Questo era pieno di amore vivo, c'era una fonte, c'era un lago. Quest'amore era vivo ed era una fonte per tutta la creazione. Yo quería entrar, pero cuando quiero entrar me doy cuenta que no voy a entrar porque estaba en pecado mortal. No estaba en gracia de Dios. Io volevo entrare, ma quando volevo entrare mi rendo anche conto che non posso entrare perché io ero in peccato mortale. Siento el dolor de no haber aceptado la misericordia de Dios. Io sento così dolore di non aver accettato la misericordia di Dio. Me doy cuenta que tanto es el amor de Dios que me abraza y me acerca al corazón de su hijo. Mi rendo conto che tanto è l'amore di Dio che mi abbraccia e mi avvicina al cuore di suo figlio. Pero respeta mi libertà. En la vida terrena no acepté al amor de Dios y en la eternidad voy a estar sin Dios. Pero lui respeta la nostra libertà e io nella vita eterna, se non l'ho accettato, starò nella vita terrena, se non l'ho accettato, nell'eternità starò eternamente senza Dio. Pero mi esposo recupera el conocimiento y empieza a gritar, Gloria, por favor, no se vaya, regrese, Gloria, a los niños. Mentre il mio sposo recupera la conoscenza e io mi rendo conto, quando lui grida e mi dice, Gloria, torna per i bambini, Gloria, non essere codarda. Gesù allarga su misericordia e mi devuelve a mi cuerpo. Gesù così estende la sua misericordia e mi fa ritornare nel mio corpo. Che dolore, io non mi quería venire de ese amor e de esa paz. Che dolore, io non volevo tornare via da quell'amore, da quella pace. Encontré mi cuerpo sin vida en la camilla de la enfermería. Io trovai il mio corpo senza vita sulla barella della infermeria. Quando entrò mi corpo fu doloroso, convulsione. Quando io tornai nel mio corpo questo fu doloroso, ebbi delle convulsioni. Para mí fue aterrador ver ese cuerpo que yo cuidé tanto, todo destrozado, todo carbonizzato. Per me fu spaventoso vedere questo corpo che io avevo tanto curato, vederlo completamente distrutto. Me llevan al hospital y en la cirugía hago un segundo paro cardíaco. Mi portan al hospital y cuando sono nella sala chirurgica, allora yo lì ho un secondo attacco cardíaco. Salgo de nuevo de mi cuerpo y veo que salen un montón de demonios a recogerme. Eran los pecados que yo había cometido desde los 13 años, que fue mi última confesión sacramental, hasta l'ultimo istante di mia vita. Esco di nuovo dal mio corpo e vedo di nuovo questi terribili, spaventosi demoni. Erano tutti dei miei peccati che io avevo commesso da quando avevo 13 anni, cioè dall'ultima volta in cui avevo fatto una confessione sacramentale. Pensé al principio che stavo allucinando perché mi faltava l'ossigeno. Pero una sabiduría por encima de mi inteligencia me muestra una terrible realidad. El diablo existe. Yo decía que el diablo no existía, pero me doy cuenta que me vienen a recoger.
Io al principio credevo che avessi la mancanza di ossigeno, per questo avessi delle allucinazioni, ma la sapienza al di sopra di tutto mi mostra una realtà terribile, cioè che il diavolo esiste. Salì correndo aterrorizzata. Attraversé la pared del quirófano. Fue un salto al vacío. Io uscii correndo terrorizzata e attraversai le mura di quella stanza e fu un salto nel vuoto da quel momento. Entré en un montón de cárceles vivas. Pasé de la luz a la oscuridad. Io entrai in un mucchio di carceri vive. Passai dalla luce all'oscurità. En la parte donde había mucha luz, las personas estaban vestidas de todas las santas hostias que habían consumido en su vida terrena. Estaban vestidas del Cordero de Dios. C'era molta luce, c'erano delle persone vestite delle sante eucaristie, tutte quelle che avevano consumato nella loro vita terrena. Erano vestite dell'agnello di Dio. Quando io sigo bajando, veo a las almas desfiguradas, gritando de dolor, con mucha sed y sus vestidos horribles. Quando io continuo a scendere, vedo anime più sfigurate e mentre scendo sempre più sfigurate. Avevano molta sete. Yo me doy cuenta que ellas tienen sed porque en la vida terrena estuvieron lejísimas de la adoración a Jesús, del amor a Dios y los vestidos desfigurados porque no tuvieron caridad con el prójimo. Io sapevo che nella loro vita terrena loro erano state lontanissime da Dio e che erano sfigurate perché non avevano avuto amore per il prossimo. Yo sigo descendiendo y llego a unos pantanos. En estos pantanos veo a los adúlteros que se quemaban con mucho dolor viendo el mal que le habían hecho a sus hijos abandonándolos. Io scendendo vedo questi pantani. In questi pantani c'erano gli adulteri. Loro bruciavano perché loro avevano abbandonato i loro figli e il male che avevano fatto ad essi. Y veo que el adulterio va contra los 10 mandamientos, que es un pecado gravísimo delante de Dios. E così vedo che questo peccato è un gravissimo peccato contro i 10 comandamenti ed è un peccato direttamente contro Dio. Yo sigo descendiendo y se abre una boca viva horrible y yo soy succionada hacia ese horrible hueco. Io continuo a scendere e sotto di me si apre una bocca viva e io vengo risucchiata da questa bocca terribile. Sotto di me si apre un vuoto. Veo una bocca abajo che stava cerrata e mi doy cuenta che questa bocca che sta cerrata è la puerta dell'inferno. In questo spazio vedo al di sotto un'altra bocca che era serrata, chiusa, e mi rendo conto che questa bocca era quella che portava all'inferno. Io empiezo a gritar che mi saquen de ahí, che soy católica. Io inizio a gridare che mi tirino fuori da lì perché io sono cattolica. En ese momento veo unas escaleras con muchísima luz y veo a mi papá en el primer escalón. Y cuatro escalones más arriba veo a mi mamá con muchísima luz. In quel momento vedo una grande luce, c'era una scala, e su questa scala, quattro scalini più in alto, c'era mio padre, ancora più in alto c'era mia madre. Mi madre estaba lindísima, mi madre fue una mujer eucarística, sus vestidos eran hermosos y estaba muy joven. Mia madre era bellissima, mia madre era una donna eucaristica, lei si vedeva che lì era molto giovane. Ellos le daban cuentas a Dios por el hogar que me habían dado, por el ejemplo de vida, por la formación. Loro rendevano conto a Dio per la famiglia che avevano fatto, per l'educazione che avevano dato, per la formazione. Todos los padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Le vamos a responder a Dios porque no hemos formado hijos para Dios, para amar a Dios y para servir al prójimo.
tutti noi genitori saremo presenti nel giudizio dei nostri figli e risponderemo a Dio per tutto quello che non abbiamo fatto nell'educazione per i nostri figli. Per non aver insegnato ad avere amore per Dio e per il prossimo. Quando yo grito de nuevo que soy católica, una hermosa voz todo lo llena de paz y todos esos demonios huyen porque no resistían la dulzura de ese amor. Cuando yo grito que sono cattolica, io allora sento una bellissima voce che riempie tutto di pace e in quel momento fuggono tutti questi demoni. Y esta voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Molto bene, se tu sei cattolica, dimmi i comandamenti della legge di Dio. Y yo grito el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El primo è amare Dio sopra tutte le cose, il secondo amare il prossimo come se stessi. Y esta voz me dice, muy bien, ¿y tú has amado? E questa voce mi dice, molto bene, e tu mi hai amato? Y yo grité, yo sí, pero esta voz me dice no. E io gridai, io sì, però questa voce mi rispose, no. E quando mi dice no, tutta la mentira, tutta la falsità, tutta l'ipocrisia di mia vita cae in mis máscaras e quedo al desnudo. E quando io dico, quando sento questo no, tutte le menzogne, tutte le falsità, tutte le ipocrisie cadono al sentire questa voce. Mi apre nel libro di mia vita e vedo tutta mia vita in un istante, però con los ojos de Dios. E quando apro nel libro della vita, io vedo tutta la mia vita in un solo istante, però con gli occhi di Dio. Veo come... En el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo de mis padres, de inmediato hay una explosión inmensa y el vientre de mi mamá se ilumina con un sol, mi alma. Vedo che nel momento in cui si unisce lo spermatozoo di mio padre con l'ovulo di mia mamma, allora lì c'è un'esplosione immensa, la mia anima. Veo mi vida cuando yo he nacido. La grandeza cuando me han bautizado, como el Espíritu Santo toma mi espíritu y me mete dentro del corazón de Cristo y me sumerge en el agua viva que hay en su corazón. Vedo che quando sono nata c'è questa grandezza del battesimo. È lo Spirito Santo che ha elevato il mio spirito e mi ha messo nel cuore di Cristo e mi ha sommerso dentro il suo amore, dentro la sua acqua viva. Mi alma quedò vestita di sole, vestita di Cristo. La mia anima rimase rivestita di sole, rivestita di Cristo. Quando il sacerdote hizo la cruz en mi frente, fue papà Dios che bajó su nube y me marcó con una cruz de fuego en mi frente, hija de Dios. Quando il sacerdote fece il segno della croce sulla mia fronte, fu lo stesso Dio Padre che scese dalla sua nube e mi segnò sulla fronte. Marcada por Dios, hija de Dios. Sono stata marcata da Dio, da Lui stesso, sono figlia di Dio. E mi frente marcava, stava marcata con questa cruz e il diavolo si retorcia di rabbia. Sulla mia fronte io ero marcata con questa croce e il diavolo si ribellava ed era pieno di rabbia. Il libro di mia vita quedò marcato con il mio nome. Il libro della mia vita rimase marcato col mio nome. Mi nome stava marcato con sangue, la sangue di Gesù. Il mio nome era marcato col sangue, il sangue di Gesù. Mia alma era blanca, blanca, però quando empecé a peccare, se fue manchando come quando un perro, come quando ves un perro dalmata. La mia anima era bianca, bianca, però quando io iniziai a peccare, lei rimase macchiata, come può essere un cane dalmata. A medida que yo pecaba, perdía el amor a Dios y perdía el amor al prójimo y me iba volviendo egoísta.
Man mano che io peccavo, io perdevo l'amore verso Dio, verso il prossimo, e diventavo egoista. Quando io mi confessé, io vi come del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. Quando io mi confessai, vidi come dal cuore del sacerdote usciva Gesù sanguinante. Lavò mia alma con su sangue e arrancò todos esos horribles pecados que son demonios. Lavò la mia anima con il suo sangue e strappò via tutti questi orribili peccati che sono i demoni. Mia alma quedó limpia come la nieve, in pace. La mia anima rimase nella pace, limpida come la neve. Mi alma tenía muchos huecos, había quedado desfigurada por el pecado. La mia anima aveva molti buchi, era rimasta sfigurata dal peccato. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, fue una explosión inmensa del Espíritu Santo dentro de mi alma. Quando io mangiai il corpo di Cristo, ci fu un'esplosione immensa di Spirito Santo nella mia anima. Jesucristo volví a reponer esos huecos de mi alma y los vestía de él, vestida del cordero. Esto es la hostia, vestir un alma de él, cristificarla. Gesù riempiva questi buchi e questo è quello che fa l'ostia dentro di noi, ci va cristificando. Quando llego a los 13 años abandono la vida de Dios, porque hasta los 13 años amaba muchísimo a Dios, me gustaba muchísimo ir a la Eucaristía. Quando arrivo a 13 anni, lì abbandono Dio. Prima di quell'età, io amavo moltissimo Dio, mi piaceva moltissimo avvicinarmi all'Eucaristía. Amaba a la Virgen, hacía los tres rosarios diarios, miraba con todo mi corazón y quería ayudar a los pobres más pobres que yo. Amavo molto la Vergine, facevo ogni giorno i tre rosari completi, amavo e pregavo col cuore e amavo molto i poveri. Pero cuando llego a Bogotá, me dejé seducir de mis amigas, empiezo a consumir alcohol, a fumar, a querer parecerme a ellas. Però quando arrivo a Bogotà inizio a essere sedotta dalle mie amiche, dall'alcol, allora io volevo fumando anche assomigliare a loro. Tristemente empiezo a caere nos vicios, mis amigas me llevan a filmes pornográficos, me encarcelo en la música, todo el tiempo escuchaba música rock. E quindi io entro nei vizi, nella pornografia, vengo intrappolata dalla musica, mi piaceva ascoltare tutto il giorno la musica rock. Anorava, già mi quedava dormita ascoltando musica rock, se mi fu infriando la relazione con Dios, quería solo estar en las fiestas, tener una vida como la de mis amigas. Non mi pregavo più. Mi addormentavo con la musica rock nelle orecchie, poi iniziavo ad andare alle feste con gli amici, mi si stava raffreddando il cuore. Mi mejor amiga me vende alla brujeria, empiezo a frequentare l'occultismo, empiezo a frequentare la nuova era, e questo è un gravissimo peccato contro Dio. La mia migliore amica mi porta da un mago, inizio a frequentare la stregoneria, la New Age, questo è un gravissimo peccato contro Dio. 13 años y no me volví a confesar. El diablo me mete odio y desprecio a los sacerdotes para que yo no me confiese. Quindi a 13 anni io non mi confesso più, ho molto odio, disprezzo i sacerdoti e non voglio confessarmi con loro. Empezó a comer el cuerpo de Cristo en pecado mortal, empezó a blasfemar contra Dios, a blasfemar contra la Iglesia. No mangio più il corpo di Cristo, lo mangio in peccato mortale, inizio a essere anche blasfema nei confronti della Chiesa. A los 13 años me morí, abandoné el amor de Dios y me dejé seducir por el vacío mundo de los deleites humanos. A 13 anni morì perché ero morta dentro e mi lasciai sprofondare dietro ai vizi umani, ai piaceri mondani. A
a 10 anni già conosco un aborto, già mi mejor amiga, a pesar de usar preservativos, el condón no sirve porque el demonio engaña a los jóvenes diciéndoles que el preservativo les hace seguro la sexualidad. A 14 anni già conosco l'aborto, nonostante aver usato il preservativo. Il preservativo. L'aborto della mia migliore amica, nonostante appunto l'uso del preservativo, che è un inganno diabolico. Il diavolo nos dice che non nos va a passare nada usando preservativos, perché él necesita sacrificio umano. El aborto es un sacrificio diabólico. Il diavolo ci convince che non ci succederà niente se noi usiamo il preservativo, non rimarremo incinte. Però questo è perché il diavolo ha bisogno di sacrifici satanici. Lui ha bisogno per questo dell'aborto. Nada más a mis 13 años, mis 14 años, no había nada de imagen de Dios en mi corazón. Estaba totalmente revestida del demonio. A 13-14 anni in me non c'era più niente dell'immagine di Dio. Io ero già totalmente rivestita dell'immagine del demonio. Odiava mia mamma perché mi parlava di Dio, mi volvi grossera, rebelde, mentirosa. Io odiavo mia mamma perché mi parlava di Dio, divenni volgare e menzognera. Il padre della mentira mi inganna. Y termino tristemente enredada en las garras del demonio. Y a los 16 años tengo relaciones prematrimoniales con mi novio usando dos preservativos y quedo esperando bebé. Il padre della menzogna mi inganna e io rimasi intrappolata nella sua rete. Quando avevo 16 anni, nonostante l'uso di due preservativi, rimasi incinta. Cuando quedo esperando un bebé, mi novio me lleva a una clínica de abortos para matar a mi hijo. Esto fue terrible, como Dios me muestra el aborto. Cuando yo rimasi incinta, il mio fidanzato mi portò a una clinica dell'aborto perché non voleva che avessi questo bambino. È una cosa terribile l'aborto. Jesús me muestra cómo mi hijo lloraba cuando lo iba a matar. Jesús me muestra cómo mi hijo no fue anestesiado. Jesús me muestra cómo el médico le partió las piernas, los brazos y cómo mi bebé sangraba y gritaba y lloraba cuando el médico lo asesinaba. Gesù mi mostra come mio figlio piangeva. Gesù mi mostra come lui non ebbe anestesia, come il medico gli tagliò le braccia e le gambe e come lui sanguinava. El grito de mi hijo estremecía el cielo y los demonios gozaban. En cada clínica de aborto son millones y millones de demonios que se gozan el aborto. El médico es el sacerdote diabólico que le ofrece al demonio el sacrificio de ese hijo que estaba en mis entrañas. Il suo grido faceva tremare tutta la terra, i demoni gioivano di questo, milioni di demoni gioivano di questo sacrificio. Il medico era diventato il sacerdote satanico che offriva i figli di Dio al demonio. Con cada aborto, il demonio, con la sangre de nuestros hijos, rompe una puerta nel infierno y saca un ángel caído poderosísimo. Se llaman ángeles luciféricos. Con ogni aborto viene sparso il sangue. Attraverso di questo sangue si rompe un sigillo nell'inferno e da questo sigillo che era chiuso esce un angelo molto potente, un angelo decaduto. Quando salí del aborto, después de que me convertí en una criminal, en una asesina, salí destruida, odiándome. El trauma post-aborto es aterrador, aterrador. Io rimasi distrutta dopo l'aborto. Ero diventata una criminale, un'assassina. Il crimine dell'aborto è qualcosa di terribile, di terribile.
tristemente yo no busqué la confesión. Cada día aumentaba mi odio por la iglesia. Esto es un gravísimo pecado contra Dios, odiar a la iglesia y criticar a los sacerdotes. Io tristemente non cercai la confessione. Avevo un grande odio contro la Chiesa e questa è una cosa molto grave, quella di odiare la Chiesa. Qué dolor tan grande. Una jovencita que tenía tantos talentos para trabajar en el reino de Dios terminó al servicio de Lucifer. Qué tristeza. Una giovinetta che aveva così tanti talenti da usare per il regno di Dio finì per essere intrappolata da Satana. Cuando Dios me pregunta qué tesoros espirituales traes, mis manos iban vacías. Quando Dio mi chiese quali sono i tesori spirituali che porti con te, le mie mani erano vuote. E mi dice, tutta la vita la gastaste consiguiendo propiedades, edificios, apartamentos, ladrillos, ladrillos, ladrillos. Dime, ¿pudiste traer un ladrillo? Tutta la vita tu l'hai sprecata a comprare edifici, a comprare case. Tutti mattoni, mattoni, mattoni. Ma dimmi, ti sei potuta portare con te anche uno solo di questi mattoni? Il Signore mi mostra come caí in anorexia, in bulimia, come hacía aeróbico, sì, un deseo di verme bien. E quería verme bien, quería verme linda, perché mi alma estaba muerta, putrefatta. Un alma in pecado mortal es horrible, huele horrible. Está totalmente desfigurada y eso para crea un deseo de ver sino lindo por fuera, pero mi alma estaba horrible. Io così sprofondai nell'anoressia, nella bulimia e mi riempivo di ore e ore di aerobica perché volevo riempire quel vuoto che avevo dentro. Io ero morta, ero putrefatta, io puzzavo, avevo un'orribile anima, era sfigurata quest'anima dopo il peccato dell'aborto. Io però avevo questo desiderio di apparire all'esterno bella perché dentro non lo ero, perché dentro ero morta. Che dolore. Qué dolor, como una niña puede ir a matar a su hijo y cómo se va acostumbrando uno a la muerte, a convertirse en un asesino. Siente muchísimo dolor Dios por nosotros. Qué grande dolor, una bambina que uccide suo figlio, una bambina que se abitua alla morte, una bambina que assassina. Pero Dios siempre me buscaba, Dios quería mi salvación. Jesús siempre me envió sacerdotes, religiosas, para que yo volviera a Él, porque Dios quiere la salvación, no la condenación. A pesar de mi horrible pecado, lo lindo del libro de la vida es ese Dios enamorado. Però Dio continuava a cercarmi perché Dio voleva la mia salvezza. Allora Lui mi avvicinava dei sacerdoti, delle religiose, delle persone, perché Dio vuole la nostra salvezza, non vuole la nostra condanna. Veo la grandezza della Santa Eucaristia e il desprezio che le hacemos los hombres a Dios, il desprezio al regalo de su Hijo y cómo las almas se niegan a ser vestidas del Cordero de Dios. Un alma que no se viste del Cordero de Dios empieza a ser vestida de la bestia, del padre de la mentira. Ma che gran regalo es la Eucaristía, pero yo la despreciaba. Esto es un gran regalo de su Hijo. Che grande regalo è l'Eucaristía. Io la disprezzavo, ma questo è un grande regalo del suo figlio. Le anime si negano a essere rivestite da questa grandezza. Io negavo questa cosa e il nemico gioiva di questo. Se un'alma non si viste di Cristo, niega all'Eucaristia, si empieza a rivestire del demonio. Se un'anima nega Cristo, nega l'Eucaristia, inizia a essere rivestita del demonio. Y esto pasó con mi vida. Al final de mi vida me convertí en una mujer abortista.
Questo è quello che accadde nella mia vita. Alla fine della mia vita io mi ero trasformata in una donna abortista. Una persona che difendeva l'adulterio, la liberazione femminile. Una persona che difendeva l'adulterio, la liberazione femminile. Regalava preservativo a los jóvenes e quando non funzionava il preservativo pagava abortos. Io regalavo preservativi ai giovani e quando non funzionava il preservativo io pagavo gli aborti. E io pensavo che stava facendo bene. Questa è l'azione di Lucifero nell'uomo. L'uomo si convierte in un criminale, in un assassino. L'uomo abbandona a Dio e crede che è buono. L'uomo si diventa così un criminale, un assassino. L'uomo crede che è buono, ma non di meno è Lucifero che agisce in lui. Quando io abbandoni a Dio, quedé totalmente al servizio del padre della mentira. Mi lengua se volvió venenosa e assassina. Los 10 mandamientos ninguno cumplí. Tristemente, en el libro de la vida se ve nuestros pecados y cómo nuestros pecados destruyen no solo nuestra alma, sino que destruyen a las otras personas. Yo me allontanai da Dio. Io avevo una lingua velenosa ed assassina. Io non avevo rispettato nessuno dei 10 comandamenti. È triste come terminé trabajándole a Lucifer, con mi corazón cerrado a Dios, soberbia. È triste vedere come io finì per obbedire a Lucifero. La mia anima finì nella menzogna e nella superbia. Io vedo quanto male ho fatto e come mi dolia che mentre io botava la comida, la gente moría de hambre. Dios me preguntaba por todo esto. Io vedevo quanto male avevo fatto e sentivo molto dolore, perché quando avevo buttato il cibo, Dio mi faceva vedere quante persone in quel momento erano morte di fame. Dios me mostraba cómo mis hijos los había entregado a la esclavitud, a ser adictos en la droga de los juegos de video, porque el juego de video es peor que la droga. Vedevo come avevo fatto diventare i miei figli degli schiavi, dei drogati, perché la droga erano i videogiochi e li avevo resi così degli schiavi. Quando si cierra il libro di mia vita, veo con dolor tanto, tanto mal che hice. Cómo estuve por la tierra, por mi vida terrena, trabajando para destruir a los hijos de Dios. Tristemente, quando si chiude il libro della mia vita, vedo il tanto dolore, il tanto male che avevo fatto, che avevo seminato, tutto il male che avevo fatto ai figli di Dio. Quando si cierra il libro della mia vita, io me lo doy cuenta che io me voy para el infierno. Quando si chiude il libro della mia vita, io mi rendo conto che sto per andare all'inferno. Io in mio libre albedrio escogí una vita sin Dios. Io nel mio libero arbitrio avevo scelto di avere una vita senza Dio. Destruyendo il reino de Dios. Perché cada vez che tu destruyes un creyente, ahí dentro de ese creyente sta abitando Dios. Io avevo distrutto il regno di Dio, perché ogni volta che noi distruggiamo un credente abbiamo distrutto il regno di Dio. Quando si cierra il libro della vita e vedo che mi voy para el infierno, io miro a mia mamma. Quando si chiude il libro della vita, io mi rendo conto che devo andare all'inferno, io guardo verso mia madre. Madre che fu una santa che mi quiso llevar por el camino de Dios y yo no la quise escuchar. Fui muy grosera con ella. Mia mamma che mi aveva voluto condurre nella vita seguendo Dio, però io non avevo ascoltato mia mamma. Io fui molto volgare con lei. E gridi a mi mamma: mami, che vergüenza! Me condené! Io dissi a mia mamma: mamma,
che vergogna, mi sono condannata. Madre, solo dove lo arriva. Mi sentivo arriva, mi ha sentito arriva, saltaron la scostra di mis ojos e seguirò a scrittare. Mia madre, con le sue mani giunte, puntò con due dita verso il cielo e mi indicò di guardare verso l'alto. E in quel momento saltarono le mie croste dagli occhi, la mia cecità spirituale. Che grité con molto dolore. Gesù Cristo, con compassione di me, Signore, perdonami, dammi una seconda opportunità. E io gridai con molto dolore, Gesù Cristo, abbi compassione di me, perdonami, dammi una seconda opportunità. Y este fue el momento más hermoso, porque él bajó en esa luz y me sacó de ese horrible hueco. E questo fu un momento bello, perché scesi questa luce mi tirò fuori da quel buco orribile. Me dice soltanto, amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad por la oración. De todas las personas ajenas a tu sangre que han orado y han clamado por ti. Mi dice con tanto amore, tornerai, avrai la tua seconda opportunità. Ma questa è la preghiera di tutte le persone estranee al tuo sangue. Todas las que oraron por mí se prendieron como si fueran llamitas. Y quelli que avevano pregato per me erano incendiati come delle fiammelle. La Virgen María recogió en la mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano que oraba por mí cuando vieron las noticias. La Vergine María, nella sua mano sinistra, raccolse tutte le preghiere del popolo colombiano che aveva pregato per me. La mano derecha, la Virgen, recogió todas las oraciones de los santos, porque los santos están vivos. Nella sua mano destra aveva raccolto tutte le preghiere dei santi, perché i santi sono vivi. En la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, cuando se celebraba la Santa Misa en las exequias de mi sobrino. Nella chiesa di Santa Teresina, quando si celebrava la Santa Messa per le esequie di mio nipote. En el momento de la elevación, que es un momento santo, santo. Nel momento dell'elevazione dell'Eucaristia, che è un momento santo, santo. En este momento los ángeles se postran, los santos se postran. En este instante las almas del purgatorio se postran y toman del agua que sale del corazón de Cristo. In questo momento i santi si prostrano, le anime del purgatorio si prostrano, gli angeli si prostrano. Le anime del purgatorio prendono dalla fonte del cuore di Cristo. Es un momento tan santo este. Si supiéramos el don de la Eucaristía, no iríamos a misa el domingo, sino todos los días por amor a Dios. È un dono così grande quello dell'Eucaristia che se noi ne sapessimo il valore non andremmo alla messa solo dalla domenica, ma ci andremmo tutti i giorni, ma non per obbligo, per amore a Dio. Che grande è Dio quando le apre il corazon a un sacerdote, perché quando il papà Dio si regala al sacerdote, le apre il corazon desde tutta l'eternità. De esa herida del sacerdote sale Jesús sangrando cuando nos confiesa. Es Jesús que nos lava con su sangre. Qué grande dono cuando esce dal cuore del sacerdote Cristo.
cuando yo estoy en este grande donde la elevación de Jesús en la iglesia Santa Teresa, cuando la Virgen María ofrece las oraciones en el momento de la elevación, es en este momento que a mí me rescatan de la antesala del infierno. Che grande dono in questo momento della messa, quando c'è l'elevazione e la Vergine Maria offre tutte queste preghiere, è lì che avviene il mio riscatto da quel luogo in cui io ero, che era prima dell'inferno. E io sto qui per questo, per la orazione di tutte le persone, la orazione dei santi, l'intercessione di Maria Santissima, y cómo Dios se conmovió ante la plegaria de mi pueblo, y Dios me devuelve especialmente por la oración de un campesino. Ed è per questo che sono qui, per la preghiera di tutti i santi, della Vergine Maria, e perché Dio si commosse davanti a tutte le preghiere del mio popolo, e specialmente per la preghiera di un umile contadino. Però Dios me devuelve con la misión de ir por todo el mundo, por las partes contando no mil veces sino mil veces mil esta experiencia. E questa è la mia missione, andare per tutto il mondo, in tutte le parti, a raccontare non mille ma mille volte mille questa esperienza. Porque este es el amor de Dios. Es un Dios que te ama. Es un Dios que quiere tu salvación. Es un Dios que no quiere que tú te condenes. Dios que te está esperando en la confesión para lavarte con su sangre. Es Dios que te quiere comer, dar a comer su corazón en la Eucaristía para vestir tu alma con Él mismo, para cristificarte. Questo è l'amore di Dio, un Dio che ti ama, che vuole la tua salvezza, che non vuole che tu ti condanni, che vuole che tu nella confessione possa essere lavato con il suo sangue, che vuole che il tuo cuore sia nell'Eucaristia. Dio te quiere vestir del Cordero de Dios, te quiere cristificare, hermano. Dio ti vuole rivestire dell'agnello di Dio, ti vuole cristificare, fratello. Y Dios quiere que tú salgas, hermano, a traerle otras almas, almas que están hundidas en el pecado, almas para Dios, porque Jesús tiene mucha sed de conversión, mucha sed de que los hombres se acerquen a acompañarlo en el sagrario, a adorarlo. Questo Dio vuole, che tu, fratello, vada a portargli delle altre anime, delle anime che sono nel peccato, perché Dio ha molta sete di anime. E Gesù ti sta aspettando, hermano, perché Lui sta presente nel sagrario. Lui sta aspettandoti perché ti vuole amare e vuole che tu lo ami. E Dio ti sta aspettando, fratello, perché Lui è presente nel sacrario. Lui ti sta aspettando perché Lui ti ama. Dio te bendiga, hermano. In quel momento te vas a morir. Si te mueres ahora, ¿para dónde vas? Hermano, puedes volver a Dios. No dejes a Dios con las manos vacías. Dios te bendiga. Cuenta con mi humilde oración. Ti benedica, fratello. In qualsiasi momento tu puoi morire. Se tu morissi adesso, dove andresti? E ancora tornare a Dio, fratello. Non lasciare Dio con le mani vuote. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Grazie, signora Gloria Polo, per questa immensa, incredibile storia di fede, fatta di ateismo, fatta di occultismo, fatta di sofferenza e poi alla fine fatta di grazia e di ritorno a Dio. Io spero che tutti i nostri radioascoltatori e chi ascolta la sua testimonianza in qualsiasi parte del mondo
possa ritornare a Dio se fosse in questo momento lontano dal Padre Eterno. Quindi io l'augurio che le voglio fare a nome mio e di tutti i radioascoltatori che questa sua testimonianza possa portare tantissime conversioni. Amén, hermanos, de verdad, Dios les ama, abran el corazón a Dios, abran el corazón a Dios, Dios los bendiga, los amo mucho. Fratelli, Dio vi ama molto, aprite il vostro cuore a Dio, aprite il vostro cuore a Dio, io vi amo molto. Grazie di cuore ancora per questa sua preziosa testimonianza. Grazie veramente. Grazie. A te, molte grazie, Dio te bendiga. Grazie a te, molte grazie, Dio ti dica. Dio vi benedica. Buona serata. Grazie per il vostro ascolto prezioso e vi auguro una buona serata. Un abbraccio da Rita Sberna. Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna.